Bahia Rally Adriatico è stata anche la terza prova del Suzuki Challenge, che ha visto tornare alla vittoria il toscano Alberto Spinetti. In coppia con Lara Giusti, l'elbano della scuderia Malatesta ha ritrovato lo smalto dei giorni vincenti, lottando per le posizioni di vertice del monomarca e del gruppo T2. La sfida per il terzo posto assoluto e per la prima posizione tra i fuoristrada di serie vedeva protagonista il giovane Andrea Dalmazzini, che superava Andrea Lolli, ma poi perdeva la posizione per una foratura e successivamente Spinetti, che si sostituiva ai due contendenti e si attestava sul terzo gradino del podio assoluto e vinceva la gara del monomarca dei Gran Vitara 1009. A 18 secondi dal toscano chiudeva Andrea Lolli, secondo di T2 e secondo del Suzuki Challenge, dove continua ad essere il leader con il Gran Vitara nei colori della scuderia Malatesta. Al traguardo di Cingoli, e dopo aver disputato 7 delle 9 frazioni cronometrate, 2 sono state annullate dalla direzione di gara. È sesto Alfio Bordonaro e settimo Francesco Facile. Davvero sfortunati anche i fratelli siciliani Emanuele, con il pilota Mirko, debilitato da un'infezione intestinale, stesso problema che ha colpito Stefano Incaini, il navigatore di Massimo Mancusi, costringendo l'equipaggio al ritiro dopo i primi chilometri di gara.